Con il primo allenatore Fabio Fanulli al termine dell'allenamento congiunto con Brescia, il secondo test per Reggio Emilia al Palaenza e la prima volta che ha sfidato una squadra di pari categoria, Fabio. E questa sera Brescia ha avuto la meglio su di voi, cosa ci puoi dire di questo allenamento? Ma noi siamo, diciamo, come staff tecnico siamo contenti da un certo punto di vista, nel senso che affrontare subito quelle che sono le squadre attrezzate della Serie 2 ci mette davanti a inesorabilmente ai nostri limiti, no? Se vogliamo, e questo ci può fare solo che bene, perché li scopriamo subito contro appunto avversari importanti e abbiamo dei feedback da poter usare per il lavoro in palestra, questo sicuro. Sicuramente perdere non fa piacere a nessuno, non fa piacere ai ragazzi prima di tutto, non fa piacere a noi come staff, ma Brescia, ripeto, è una signora squadra, accettiamo il risultato del campo, prendiamo quello che c'è di buono, perché c'è di buono, e lavoriamo su quello che c'è da migliorare, come facciamo sempre, consapevoli del fatto che noi siamo una buona squadra e, in senso, esprimiamo qualità durante gli allenamenti. Con l'opposto Antonino Suracci al termine dell'allenamento congiunto con Brescia. Antonino, questa sera avete giocato con una squadra di pari categoria, al contrario della scorsa volta che avete sfidato Mantova, e hai giocato per tutti i 4 set e ti sei aggiudicato il titolo anche di top scorer. E nonostante abbiate perso, ci sono sicuramente gli elementi da salvare. Su cosa pensi lavorerete in questi giorni? Allora, sicuramente è stata una partita molto difficile, abbiamo giocato, come diceva Fabio, con una squadra molto attrezzata e questo fa uscire i nostri limiti. Siamo nel bel mezzo della preparazione, quindi è, secondo me, normale avere dei momenti di calo. Lavoriamo per essere stanchi, per arrivare stanchi e per giocare sempre sul filo del rasoio ed allenarci per poi quando arriverà il campionato. Quindi secondo me ci sono tante note positive, rimaniamo uniti, rimaniamo squadra, poi le individualità comunque sono uscite bene, abbiamo dato tutti una grande mano e questo ce lo portiamo negli allenamenti, ce lo portiamo in spogliatoio, ce lo teniamo stretto, sul resto si può lavorare su tutto. Sabato si riparte appunto con un nuovo allenamento congiunto, vi rimettete alla prova, questa volta con una squadra di categoria superiore, con Modena. E cosa ti puoi aspettare da questo allenamento, che sarà sicuramente ancora diverso dagli altri due appena passati? Credo sia inutile dire che arriveremo lì con uno spirito battagliero, vogliamo dimostrare, vogliamo pensare di far bene con giocatori che di solito vediamo soltanto in tele. E quindi cercheremo di dare il massimo, domani riprendiamo ad allenarci per arrivare nel miglior modo possibile e per avere il miglior risultato che ci compete quantomeno.